Ciao ragazzi, sono Simone Salernitano, maestro nazionale di padel e collaboratore tecnico di MV Padel. Oggi andiamo ad analizzare la famosa battaglia in rete. Abbiamo preso per questa analisi in esempio una partita del Premier Padel in Qatar tra Belasteguin e Gutierrez contro Stupačuk e Dinenno. In questo punto andiamo a vedere come affrontano la battaglia a rete i quattro giocatori. Questa situazione è una situazione che si ripresenterà più volte durante ogni punto che andremo ad analizzare, quindi è un'azione di gioco molto cercata da tutti i giocatori. Vediamo come in questo momento si trovano tutti e quattro a rete. Dopo che Dinenno ha giocato una palla bassa sul rovescio di Sancho Gutierrez, lui subito prova a mandare indietro l'avversario sul lungolinea. Perché sul lungolinea? Perché l'avversario è più vicino ed è più facile scavalcarlo rispetto a giocarlo sulla diagonale. In questo caso Stupa riesce a recuperare la palla e dopo averla giocata rientra subito a rete. Bela prova a non perdere la rete e si ritrovano di nuovo in posizione di battaglia a rete. Tutti e quattro i giocatori quindi sono vicino alla rete, quindi in posizione di attacco. C'è però da analizzare un aspetto: in questo preciso momento sono Stupa e Dinenno ad avere la posizione d'attacco, ad avere il gioco in mano. Perché? Perché sono più vicini alla rete e sono in una posizione in cui riescono a dare più fastidio agli avversari. Infatti, dopo questo colpo di Dinenno, Gutierrez subito prova a fare un pallonetto mandandolo indietro. Il punto continua e subito provano di nuovo ad attaccare la rete, si ritrovano nella stessa situazione fin quando, dopo aver pressato per un paio di palle, Bela e Gutierrez non riescono a mandare di nuovo in difesa Stupačuk e Dinenno, che continuano a difendere. Il punto comunque diventa un po' più rocambolesco a questo punto e dopo un recupero di Stupačuk si ritrovano ancora a provare ad attaccare la rete, ma Bela e Gutierrez non perdono la rete e continuano ad attaccare nonostante i pallonetti degli avversari, che appena hanno un'altra palla bassa a disposizione subito, come vediamo in questo punto, provano di nuovo ad attaccare la rete, però con Bela che prova ancora a mandarli dietro giocando prima una palla al centro, poi giocando su Dinenno e poi di nuovo un'altra palla al centro, riuscendo a trovare lo spazio necessario per poter fare il punto. Come fa il punto? Possiamo vederlo giocando una palla che è un po' più corta, lo rivediamo. In questo caso la gioca un po' più corta perché? Perché se la palla rimbalza prima della linea, vediamo che non arriva al vetro e quindi non consente agli avversari che stanno in difesa di recuperare la palla se non con una controparete, nel caso in cui dovessero avere il tempo necessario per rientrare. In questo caso questa cosa non succede e Bela riesce a chiudere il punto con una palla poco oltre la linea dei piedi degli avversari. Andiamo a vedere adesso il punto successivo, nel quale si ripresenta la stessa situazione. Dopo aver giocato un pallonetto su Gutierrez, successivamente Dinenno gioca una palla bassa su Bela. Mentre lui gioca una palla bassa, il suo compagno subito prova ad attaccare la rete per togliere tempo all'avversario che ha sulla diagonale e inizia uno scambio al volo tra i due giocatori di sinistra. Fin quando Bela non gioca una volée che Stupačuk dalla rete non riesce a difendere. In questo caso, a differenza di quello che avevamo visto prima, si trovano in attacco ancora Bela e Sagno. Perché? Perché comunque sono loro a dare pressione agli avversari, che nonostante provano ad attaccare la rete, loro riescono a tenerli dietro, come in questo caso. L'unica soluzione è quella di provare a mandarli dietro con un pallonetto. Infatti adesso prendono la rete i due giocatori vestiti di scuro. Continua lo scambio, infatti Stupačuk continua a provare a mandarli dietro giocando un pallonetto fin quando non si ritrovano nuovamente tutti e quattro a rete. Anche in questo caso i giocatori che hanno il gioco in mano sono ancora Belasteguin e Gutierrez. Perché? Perché Stupačuk e Dinenno sono più arretrati e oltre questo sta per colpire la palla sotto il livello della rete. È molto importante vedere il punto in cui riusciamo a colpire la palla, perché più è sotto il livello della rete più è difficile da attaccare, quindi più è alta più è facile da attaccare. Infatti in questo caso vediamo che Stupa è obbligato a giocare un pallonetto per provare a mandare indietro gli avversari. Belasteguin gioca un colpo dall'alto che gli esce tanto dal vetro e loro riescono nuovamente a provare ad attaccare la rete.
soprattutto dopo questo smash liftato di, in kick di Sanio, riesce a entrare a conquistare la rete grazie alla palla giocata al centro e mandare indietro di nuovo gli avversari, che subito dopo provano nuovamente a giocare un pallonetto e a riconquistare la rete. Quindi vediamo come in particolare in questa partita tutti e quattro i giocatori cercano subito di giocare una palla alta o una palla nello spazio libero per poter attaccare la rete, anche se gli avversari già si trovano in posizione d'attacco. Vediamo ancora che il punto continua, provano a giocare dei pallonetti non molto alti che non mandano gli avversari dietro, fin quando non arriva questa palla che Stupa non riesce a smashare con la direzione corretta, perché prende prima la parete laterale e poi la parete di fondo. La palla si alza, Belasteghin riesce facilmente a chiudere il punto giocando un per 4. Ricordiamo comunque che molte di queste azioni, soprattutto quando i quattro giocatori sono a rete, si possono affrontare se si ha una buona manualità, quindi se si riesce a giocare una palla bassa, anche se la palla arriva molto più velocemente, perché stando tutti e quattro i giocatori a rete la palla arriva molto prima, quindi non è facile da alzare una palla così bassa e non è facile giocarla con la direzione giusta. Quindi comunque ricordiamo che c'è bisogno di avere una buona base di padel per potersi permettere di giocare o un pallonetto al volo o un pallonetto in controbalzo o comunque una palla bassa su una palla che arriva rapida e veloce ai nostri piedi. Vediamo anche l'ultimo punto in cui si presenta questa situazione e ricordiamo quali sono gli aspetti fondamentali, i tre aspetti fondamentali da tenere presente quando ci troviamo ad affrontare i due avversari in una posizione così vicina alla rete, che sono innanzitutto non far alzare troppo la palla, perché più si alza la palla più diventa facile per gli avversari riuscire a giocare un colpo conclusivo, non giocare, cercare di evitare di giocare una palla troppo semplice sul colpo di dritto, quindi sul lato del dritto degli avversari dove riescono a concludere più facilmente il punto, e non lasciare gli spazi liberi che consentono agli avversari di fare punto, quindi cercare di muoversi, rimanere attivi e coprire gli spazi sempre muovendosi in coppia con il proprio compagno, sia lateralmente che verso la rete o verso il vetro. Perché? Perché se ci muoviamo da soli c'è il rischio di lasciare lo spazio libero soprattutto o al centro sulle due diagonali, quindi verso le griglie, che poi consente di riuscire a chiudere il punto agli avversari che si trovano comunque molto vicino alla rete, quindi la palla arriva subito e la giocano subito nello spazio libero che noi abbiamo lasciato scoperto, dato che non ci siamo mossi in maniera corretta. Vi ricordo inoltre che all'interno di Tattica Pro, il videocorso dedicato solo ed esclusivamente ai movimenti tattici in campo, potrete trovare una spiegazione molto più specifica e approfondita su come affrontare una situazione tattica come quella della battaglia a rete. Oggi abbiamo analizzato tre differenti azioni di gioco in un match tra Bele e Sanio contro Stupa e Di Nenno, per vedere come i professionisti affrontano la situazione di battaglia a rete. Se il video ti è piaciuto, smash a like e iscriviti al canale. Ciao ragazzi, ci vediamo in campo per il prossimo colpo.